Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi siamo qui per il tutorial. Facciamo il trucco per le castane bionde con occhi verdi. Ecco, e iniziamo subito. E questa è l'immagine della modella. Adesso ve la metto in primo piano, ok? Eccola qua. Questa è l'immagine della modella che andremo a copiare. Ok? Questo è un trucco da giorno molto semplice e non ha le liner né sopra e né sotto, niente casuale, è proprio un trucco da giorno semplice, semplice. Noi andremo a farlo, è fatto con i toni dell'oro e del marrone. Ecco, detto questo, bando alle ciance, iniziamo subito. Mollettone. Vediamo di metterlo in una certa maniera. Ok. Allora, iniziamo subito con un po' di mattificante. Oddio, ragazza, non mi si stacca più. Ok, ce l'ho fatta. Eccolo qua, il mio è rosa. Voi se avete del primer a casa è uguale, lo stendete su tutto il viso. Ovviamente io ho già messo latte detergente tonico, contorno occhi e crema, e adesso vado ad applicare il mio mattificante color rosa, che dopo sulla pelle non è rosa, ma è proprio neutro. Serve a diciamo coprire tutte le imperfezioni, a far diventare omogenea la pelle, quindi a far sì che ci siano meno rossori possibili. In più fa sì che fissa il trucco che voi andate ad applicarci sopra. Quindi ve lo consiglio. Se avete mattificante per occhi, mettetelo anche sugli occhi, questo va bene in modo particolare per il viso. Eccoci qua. Ho quasi finito. Ho la mia spugnetta. Bene. Basta, direi che come mattificante siamo a posto. Andiamo a mettere correttore. Il correttore che vi farò vedere oggi è questo giallino che andremo ad applicare dove abbiamo il rossore. Se avete uno verde va benissimo, tanto uguale. Ho una specie di mini beauty blender. L'ho comprata su Wish, vendevano un pacchetto, ne aveva quattro, vedete che è più piccola del beauty blender normale, ne vendevano esattamente 4 a 1 euro, quindi fantastico ragazze, se volete pagarla poco la beauty blender la trovate su Wish, quella grande dovrebbe venire 2 originale, che la vendono anche da Sephora ma la pagate un botto, e se no andate su Wish, che vi conviene. Sto cercando di eliminare tutti i rossori che vedo in giro. Un po' sulla fronte, un po' qua, ok. Adesso andiamo a stendere un altro tipo di correttore che è uno beige vicino al giallino. Allora andiamo a stenderlo perché io ho le occhiaie infossate. Il beige sapete che è un colore un po' passepartout, va bene un po' per tutte le imperfezioni. A casa, se avete un comunissimo correttore beige in cialda o liquido, meglio in cialda perché è più coprente, per le occhiaie che sono bluastre barra viola, va benone, specialmente se ce l'avete infossate come le mie.
Io mi trovo benissimo perché riesco ad andarle a coprire bene e a riempirle, più che altro, essendo che c'è un po' una specie di solco intorno all'occhio, riuscite, e quello in cialde è molto coprente e molto pastoso, riesco proprio ad andarle a coprire bene. Ecco, anche un po' sugli occhi, se vedete dei capillarini sull'occhio, perché magari avete la pelle un po' trasparente, un po' fine, tipo la mia, va benissimo applicare anche del correttore. Qua intorno alle alette del naso, io li chiamo alette, sono praticamente qua, e va assolutamente messo un po' di correttore, perché se no vi ritrovate sempre rosse, poi quando vi truccate vengono fuori anche sotto al naso, specialmente d'inverno, che c'è uno sfregamento del naso a dir poco eccessivo. Qua un po' di correttore. Gli angoli della bocca, non so se vi succede, ragazze, fatemi sapere qui sotto se vi succede, vengono un po' rossi, specialmente col cambio stagione, quando diciamo c'è parecchio vento o è parecchio freddo e si abbassano le temperature, mi vengono dei rossori intorno in contorno labbra, che aiuto. Come vedete, già meglio. Sono spariti i rossori che vedevate prima. Ok, qua ci siamo. Adesso andiamo a prendere il nostro fondotinta. Sarà un fondotinta così, tipo beige, molto chiaro. E in cialda, quindi compatto, prenderò praticamente il culetto della mia Beauty Blender per andare a stendere. Il mio fondotinta. La spugnetta, ragazze, l'ho a forma. È indifferente. Wow, Vitto, o tonda o beauty blender o quella fatta angolo che vi dicevo nel video delle spugnette pennelli, va benissimo. L'importante è che sia una spugnetta, a meno che non mi usate un fondotinta fluido, che allora mi utilizzate dal set il pennello apposta, quello con le setole grosse. Scusate, ma se mi vedete avvicinare, perché mi sono messa allo specchio, anche qua mi raccomando, ragazze, mangiatevi le labbra e passatevi sopra il fondotinta, che così vi terrà di più anche il rossetto. Mi raccomando, il collo, ragazze, perché sennò si vedrà lo stacco e non è il caso. Se vedete ancora delle imperfezioni, nonostante avete messo correttore e fondotinta, andate a riapplicare semplicemente il correttore sopra il fondotinta, non succederà niente, ragazze. State tranquille che non succede niente. Io tipo mi vedo dei rossori qua e andrò a mettere con la punta un po' di picchiettando un po' di correttore, perché se ve li vedete ancora vi consiglio di mettere ancora del correttore sulle imperfezioni ancora visibili. Allora, ok. Allora, ok, e ok, ci siamo, ragazze. Base fatta, un po' di illuminante, questo sto usando.
Io mi trovo bene a stenderlo un po' con le mani. Come illuminante, ragazzi, potete usare un correttore chiarissimo. Il mio è un rosa bianco e va benissimo come illuminante. Lo mettete qua sotto in maniera che vi illumini questa parte sotto l'occhio e non ve la renda in ombra più tardi. Poi sotto applicheremo anche della cipria per far sì che non vi si appiccichi la polvere dell'ombretto che andrete ad applicare. Oh, là. Ci siamo quasi. Ok, andiamo anche un po' sotto l'arcata sopraccigliare, se ve ne resta un po' perché ne avete messo troppo, e andatevelo a picchiettare qua. Trucchetto, andate proprio a... Ok. Ottimo. Qua il collo è perfetto. Direi che la base l'abbiamo più che fatta. Adesso, ragazze, base fatta. Andiamo a mettere... Vediamo un attimo. L'ombretto, un pennello per l'ombretto, dov'è? Eccolo qua. Oh, ragazze, avorio o oro, se ce l'avete a casa, va benissimo per fare lo sfondo. Quindi andate proprio a applicarlo sull'intera palpebra mobile. Non portatelo in giro, mi raccomando, ragazze, il colore. Lasciatelo lì, incassato tra la palpebra mobile e la fissa. Ok. Ci siamo, ragazze. Allora, vediamo un attimo. Mi serve un altro pennello per andare a fare un colore un po' più scuretto da metà occhio verso la fine, che sarebbe questo. Eccolo qua, è un arancione mattone che andrà bene per fare questo trucco che ha la modella. Lo mettete da metà occhio, praticamente, in poi, senza oltrepassare, lo appoggiate qua e me lo tirate in giù, senza oltrepassare questa metà e andare in là, perché sennò c'è il rischio che portandovelo in giro i colori non vi verranno esatti. Rimanete sempre all'interno della palpebra, la palpebra mobile, quella fissa, per capirci, e vedrete che vi verrà il trucco perfetto senza sconfinare sulla palpebra fissa. Ok, io rimango, cerco di rimanere il più possibile dentro. Ok, ci siamo. Vedete che quest'occhio è più scuro di questo, infatti si vede la differenza. Mettiamo sull'altro, facciamo la stessa cosa. Partiamo da, calcolate circa la metà dell'occhio, ragazze.
Vi appoggiate e stendete il colore sempre dalla piega verso l'interno e ve lo portate giù. Mi raccomando, portate sempre giù il colore per non sbagliarvi e rimanete sempre all'interno della vostra palpebra mobile, che non sbagliate in questa maniera. È un trucchetto che vi aiuta a essere precise quando andate a stendere l'ombretto, perché tante volte negli sbagli che si fanno con gli ombretti si va a sconfinare un po' con i colori. Ok, dopo andremo a sfumare con un pennello di Dior che mi aveva regalato mia mamma all'epoca dei dinosauri, praticamente quel pennello lì. Però funziona molto bene perché mi aiuta a sfumare. Adesso ve lo prendo. Eccolo qua, è lui. Vedete che si vede tanto lo stacco tra un colore e l'altro. E noi continuiamo a passare proprio nella piega tra la palpebra mobile fissa. Facciamo scorrere il pennellino per riuscire a fare la sfumatura migliore, in modo da non fare l'effetto macchia di colore, che è bruttissimo da vedere. Ok, ragazze, mi sembra che ci siamo. Io dopo, ragazzi, tante volte uso anche le mani, non lo so, io alla fine devo sempre usare le mani, non si sa perché, non si sa per quale motivo, ma io mi trovo molto bene perché riesco a fare delle cose, secondo me, tante volte molto precise. Ecco, già è un'altra storia. Poi prendiamo un pennello per mettere un altro colore che ha un marrone più scuro. Eccolo qua. Allora, è questo, e è un marroncino, sempre comunque sul tono del mattone. Andiamo a stenderlo solo nella piega. Mi raccomando, solo nella piega. Non oltrepassate la vostra piega. Dopo, ovviamente, andremo a vedete com'è risalta, a stenderlo meglio. Intanto rimanete sempre qua col pennello e cercate di spostarvi il meno possibile. Ah, poi ragazzi, andremo a sfumare il tutto, non è un disegno grafico, non è un trucco grafico. State tranquille che sistemiamo tutto. Bene. Ok. Adesso prendiamo il mio pennello, come vedete, vedete l'occhio bello disegnato, come si vuol dire. Andate qua e portate il colore avanti indietro, e vedete già che cambia, si vede meno lo stacco. Allora, andiamo. Prendiamo un pennello un po' più. Ok, perfetto. E andiamo proprio a lavorarlo bene. Io, ragazzi, non ho il velocizzatore, quindi questo video andrà tipo. Durerà una vita. Mi dispiace per voi, ma purtroppo senza velocizzatore questo è il rischio.
Quindi mi scuso fin d'ora per l'attesa e per il tempo che ci impiegherò per realizzare questo trucco. Ok, ragazze, direi che ci possiamo essere. Mi rimetto dietro i capelli per la seconda volta. Allora, adesso io metterei il famoso punto luce. Sotto l'arcata sopraccigliare sceglierei un colore. Dov'è questo? Un color bianco, bianco-rosa. Se avete un cipria va benissimo, in maniera da stenderlo qua sotto l'arcata sopraccigliare, di dargli un po' di tono all'occhio. Portatelo fino qua. Ci vorrebbe la musichetta di sottofondo, ci vorrebbe il velocizzatore, cioè praticamente per fare un video servono 200.000 cose, vorrei dirvelo e rendervi partecipi del mio disagio, ma per ora questo è quello che offre la casa. Mi dispiace, diventerò più professionale avanti, perché serve anche del tempo solo per capire i programmi e come usarli, cioè non è così immediata la cosa, quindi... Ok, ci siamo ragazze, bene. Direi che, insomma, tutto sommato, il trucco è venuto abbastanza bene. Quindi andiamo a prendere questo pennellino che vi aiuterà a fare un riempimento fracciolare con il nero. Perché andiamo a riempire, mi avvicino di più, tra una ciglia e l'altra, e così sembrerà che avete più ciglia e più volume. Vedete che cambia già tutto. Ok. Sistemato, ancora nero. State proprio vicino all'attaccatura delle ciglia per non sbagliarvi, eh? Ok. Vedete già l'occhio più pieno dell'altro. Adesso andiamo a fare la stessa cosa nell'altro. Ok, quindi vedete che... Ok, perfetto, adesso andiamo a mettere del bianco, devo fare la punta, qua dentro l'occhio, ragazze, e va proprio a ingrandirvelo. Ok, uno fatto, l'altro. Eccolo qua. Una matita bianca, ragazzi, l'ho comprato su Wish, ne ho preso 5, costavano veramente pochissimo e è scrivente, il bello è quello. Devono essere scriventi quelle bianche, se no non fanno niente, come neanche metterle. Detto questo, ragazze, io direi di andare a applicare il nostro amico mascara. Prendo quello di Collistar.
Ta-da! La forma è questa, non è delle mie preferite, come sapete, ma io ho questo aggeggino comprato su Wish che andrò a posizionarmi. Questo è per quelle sotto e questo per quelle sopra. Vediamo se riesco a usarlo, ragazze. Serve per non stamparvi il mascara sopra. Ok, alla palpebra e rovinare tutto il trucco ed aver rifare da capo. Questo scovolino sporca parecchio. Recensione: non mi trovo bene col mascara della Collister. Effetto volume. Ta-tam! Vedete, ragazze, il bello qual è della diretta. Stessa cosa, idem con patate, farò di là. Ragazze, è utilissimo, vi consiglio di comprarlo, specialmente se avete dei mascara che sapete che ogni volta che le usate automaticamente ve li stampate. Mamma mia. Ve li stampate sulla palpebra. E non va bene perché significa dover rimettere a posto l'ombretto e quando andate dietro l'ombretto sapete già per forza di cose, per esperienza, che verrà fuori il risultato un disastro. Quindi vi consiglio questo attrezzino qua e vi sparaflascia anche un po' le ciglia in su, quindi è veramente utilissimo. E io adesso vorrei fare la stessa cosa in giù, però dovrei pulirlo un attimo. Arrivo subito. Scusate, sono tornata. Devo pulire questo perché vi si sporcherà. Adesso lo andiamo a utilizzare. Comunque bellissimo, ragazze. Merita questo attrezzino di essere usato, di essere comprato. Ok, allora andiamo qua sotto. Stessa cosa, identica. Bar sotto. Ok, lo sentite quando siete giuste perché tipo fa effetto incastro, quindi capite quando siete giuste e quando no. Ragazze, tac, bellissimo, cioè una cosa assurda, io non riesco a capire perché non se ne faccia ancora pubblicità. Non riesco a capire perché. Dovrebbero no venderlo di più, stravenderlo nei supermercati. Ok, ci siamo. Ragazzi, ho le ciglia lunghissime anche sotto perché metto sempre un prodotto la sera e vi farò anche vedere in un prossimo video che è
veramente la fine del mondo e vi fa di quelle ciglia, specialmente sotto, lunghissime. Ok, ragazze, riponiamo la nostra asce di guerra e passiamo a... Scusate, ma... Mamma mia. Ragazzi, mi sto malando. Matita marrone per il neo. Poi sopracciglia. Andiamo a prendere... un altro pennello e userò questo per le bionde, questo ombretto che è un ombretto comunissimo per occhi, ma noi andiamo a metterlo per riempire e per far sì che la nostra sopracciglia sia più definita. Che bella storia, ragazzi. Rimanendo sempre dentro il nostro disegno e sfumando in alcuni punti, ok? Si vedete che fa effetto tipo mascherone, basta che ci andate dietro con il polpastrello della mano e vedrete che ve la riuscite a sfumare. Ok. Qua ho una cicatrice che da piccola ho sbattuto contro qualcosa e da allora mi si fa il buchetto. Ma per fortuna esistono le matite e gli ombretti. Ok, ragazze, ci siamo. Andiamo a mettere il fissatore. Poi labbra. È un fissatore labbra che aiuta a aggrappare meglio il colore. Noi nel frattempo mettiamo la nostra... Oh, ragazze, un po' di cipria prima perché eccola qua. Fissiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Nel frattempo che mi si asciuga il fissatore. È una cipria compatta rosa, sempre rosa, ragazze, mai bianca o trasparente perché sembrerete dei fantasmini nelle foto. Sembrerete Casper e non è il caso. Anche qua sul collo, mi raccomando, così andate a fissarmi bene tutto il lavoro che avete fatto. Ok, ragazze, andiamo a mettere il nostro super rossetto. Arrivo. Ho cercato un rossetto simile a quello della modella.
andiamo a mettere solo qua una puntina di ombretto perché ha una leggera ombratura bianca la modella, quindi andiamo a applicare il fard. Lei non ha quasi niente sua, non sarebbe neanche da mettere. Lei non ce l'ha neanche, ha proprio la base pulita, senza fard, terra, niente. Ma noi andremo a mettere un po' di fard. Ok, allora ragazze, questo è il nostro trucco. Eccolo qua. Eccolo. Questo è il trucco della modella. Qua la vedete in primo piano. Eccola qua. Devo ancora capire come. Ok. Qua la vedete molto bene. Questo è il trucco che noi siamo andate a fare e vedete che qua la famosa ombreggiatura bianca che io ho creato con un po' di ombretto bianco. Questo direi oggi è tutto per il trucco per le castane bionde con occhi verdi. E un bacione alla Niki che è stata lei a darmi questa idea per questo tutorial. Un bacio a tutto il Tavolo Madagascar da 20. E io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo con il prossimo video delle app. Ecco, e prossimamente faremo anche un altro video per le castane con gli occhi azzurri. Quindi rimanete sempre sintonizzati. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. E altrimenti, se volete proprio strafare, iscrivetevi pure. Ecco, se volete lasciarmi i vostri commenti qui sotto, io vi scriverò tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare il trucco e anche dell'attrezzino che ho usato. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Buona serata, buona giornata, dipende da quando vedrete il video. Ciao ragazze!